Ciao a tutti ragazzi, oggi come vi dicevo nell'ultimo video vi spiegherò le successive fasi per far passare al vostro cane la fobia dell'auto. Mi raccomando, ogni fase va fatta con calma, nel senso, allora inizialmente abbiamo detto c'è la fase avvicinamento alla macchina, quindi bisogna ripetere questa fase finché il vostro cane non è tranquillo, no? È sicuro di avvicinarsi alla macchina. Poi, una volta che è sicuro della prima fase, passiamo alla successiva. Quindi mi raccomando, questo vi ricordo, mi dico sempre, in ogni esercizio, in ogni cosa che insegnate al vostro cane bisogna avere pazienza e costanza, non dovete pretendere tutto e subito, perché tutto e subito non avviene, no? Il cane non impara subito, poi soprattutto se ha una fobia, ok? Quindi va fatta, le cose vanno insegnate con pazienza, con calma e vanno ripetute fin quando appunto il cane non è sicuro di non ha più paura di ogni fase. Allora, la prima fase era avvicinamento alla macchina. Una volta che il cane è sicuro di quella fase e la fa senza paura, passiamo alla successiva. La successiva era salire sulla macchina. La stessa cosa per la seconda fase. Una volta che il cane sale e scende dalla macchina con sicurezza, senza paura, passiamo alla terza fase. Qual è? Chiudere le porte. Adesso ragazzi andiamo a vedere questa fase. Allora, in questa fase bisogna aprire tutti i finestrini della macchina, far salire il cane sull'auto e poi chiudere tutte le portiere con delicatezza e senza far troppo rumore. Se il cane, ragazzi, rimane tranquillo, che cosa dovete fare? Dovete premiarlo dal finestrino, ok? Quindi questa magnetta io non la vedo dal video, quindi non la vedrete sicuramente neanche voi, ve la metto qua vicino. Allora, spero che così la vediate. Vabbè, comunque vado anche su con la magnetta, perché così si vede poco. Ecco, ok. Allora, la prima fase, aspettate magari così. Vabbè, ve lo dico io, com'è? Allora, prima fase, avvicinamento alla macchina, ok? Ma come l'ho scritta questa lavagnetta? La vedevo dritta prima, però forse così. Sì. No, il verso è quello giusto, però non vedo che è tutto al contrario. Comunque vi dico io. Prima fase, avvicinamento alla macchina, ok? Seconda fase, salire sulla macchina. Terza fase, chiudere le porte. Quarta fase, accensione. E adesso vi spiegherò l'accensione. Ok ragazzi, andiamo a vedere la quarta fase. Ragazzi, quarta fase, accensione. Allora, quello che vedete sotto è un disegno fatto dall'artista Arianna Secondi, cioè io. Non so se capite, ma sicuramente sì, immagino. Allora, questa è una macchina, questo disegno tratta della quarta fase, cioè c'è la macchina. Dietro questo qui è il cane e questi qua siamo noi, ok? Non sapevo come fare i sedili, in realtà, ok, ora sono sedili quelli. Comunque, io diciamo ho fatto ragioneria per vostra felicità, perché appunto i miei genitori, volevo fare l'artistico, ma prima disegnavo molto bene, diciamo se ricopiavo, a mano libera no, ma se ricopiavo sui libri, insomma, disegni dei libri, disegnavo bene. E i miei genitori non erano d'accordo, io volevo fare l'artistico, infatti come vedete avevo le capacità, non me l'hanno fatto fare, quindi ditemi voi se hanno fatto bene oppure no. Quindi quarta fase, allora la quarta fase è accensione, ve la spiego adesso. Che significa? La quarta fase è, allora dovete far salire il cane in macchina e poi dopo aver fatto salire il cane in macchina dovete salire voi sull'auto e accendere il motore. A questo punto, se il cane rimane tranquillo, lo premerete. Se gli step precedenti, ragazzi, sono stati fatti correttamente, il cane in questa fase non dovrebbe agitarsi. Se succede, cosa dovrete fare? Dovrete passare, ritornare allo step precedente, ok? Poi vi metterò qua sotto in descrizione il link anche degli step precedenti, dei primi step, così andate a vedere prima quelli e poi questi altri due. Ok ragazzi?
Ragazzi, ciao, questa è la parte in cui mando i saluti perché è finito il video, quindi ciao. Stavolta non dirò niente, né di YouTube, né di Instagram, ho tolto tutto, non ho più niente. E quindi vi saluto, ciao, ciao, ciao. Ah ragazzi, ma voi ancora, cioè mi dovreste conoscere, no? Nel senso che sapete che sono così simpatica. E allora, che vi volevo dire, come sempre seguitemi su YouTube, iscrivetevi mi raccomando al mio canale di YouTube che è Arianna Secondi, e di cliccare sempre sulla campanella in modo da essere sempre aggiornati sull'uscita dei miei video. Ho mangiato la cioccolata questa mattina, mi fa male la pancia, non lo so, ok. E puoi seguirmi anche sulla mia pagina social di Instagram andandomi a cercare con Arianna Secondi 1, e potete infine seguirmi anche sul mio blog personale, sul mio blog personale Arianna, sì, va bene. Blog personale ormefiuto.blogspot.com. Grazie ragazzi, ciao, grazie per la pazienza e al prossimo video.